Eccoli, ritornati a una nuova puntata delle mattonate. Avete visto che cazzo di sorpresa incredibile? Avevamo detto che non saremmo tornati, invece eccoci qua. Invece, brutte teste di cazzo, vi tocca sorbire ancora. Che sorpresa. Biga e Freddo, Freddo Uomo. Uomo. Allora, per... Sigla! Per dire un po' di stronzate, perché in questo momento non sta succedendo una sega nella Lega, ma prima... Ma prima io farei gli auguri al Moli di Dunkest, grande Moli, il founder, e un saluto a quel nulla facente vacanziero del boss Davide Torelli. Vaffanculo, cane! Che è nel Golden State in viaggio di nozze. Avremo contributi, insomma, dall'estero. Raffinato Steph Curry. E gli ha rubato, gli ha preso in ostaggio il bambino albino, perché porta un fortuna se gli stacchi i bracci. Comunque, no, è vero, Africa testimonia. Comunque, mentre mi si scarica la batteria, notizie del cazzo sono Jeremy Lin in lacrime, in lacrime in diretta televisiva, perché l'NBA mi ha dimenticato, nessuno mi dà un contratto. Giustamente, nonostante che... da buttare fuori a calci in culo dalla National Basketball Association. Nonostante abbia fatto le finals pazzesche. Sì, davvero. Una panchina veramente che bolliva. Kawhi Leonard ha vinto il titolo di MVP delle finals unicamente perché il posto in cui si sedeva era caldissimo. È sempre caldo. Comunque, altro discorso. Sì, l'allenatore Carmelo Anthony, che ignoro chi egli sia, ha detto che lui è meglio del 60-70% della Lega. E farà un grandissimo tour d'addio. 30 punti di media, 80% dal campo. Non lo prende nessuno. Detto questo, non lo prende nessuno. Sì, in campo non lo prende nessuno perché è troppo forte. Vabbè, comunque. Zion Williamson, che ha firmato con The Jumpman, Air Jordan. Un contratto del cazzo. Bella mentalità del cazzo. No, mentalità del cazzo del signor Michael, che gli ha tirato nel culo, perché gli ha dato 75 milioni in spalmati 7 anni. Su 7 anni. E però, potenzialmente anche nel prime. Sì, potenzialmente anche lì. Michael, che ha fatto una buona mossa firmando Rui Hachimura, che è un mio pupillo. Il giapponese che non è giapponese manco per il cazzo. Allora, poi che cosa aveva? Le vostre domande. Nonostante abbiamo un sacco da lavorare, pensiamo anche a voi ogni tanto. Allora, i nostri amici o nemici ci chiedono: allora, come vedete delinearsi il piano dei playoff? Ma che cazzo di domanda è? Che cazzo vuol dire delinearsi il piano dei playoff? Domanda grammaticalmente da rivedere. Cosa c'è? Ti rispondiamo a tempo debito. Ti rispondiamo a tempo debito. Poi outsider, ve lo dico, Dallas da una parte, Chicago dall'altra. Vabbè, staremo a vedere e ne parleremo in maniera più approfondita. Lo vorreste, il nostro power ranking? Arriva, cazzo. Pronostico pazzo, chi vince MVP, Rookie of the Year, Six Man, ti rispondo a settembre-ottobre quello che sarà. Doncic MVP? No. Chi potrà andare a Miami? Sicuramente non Chris Paul. Forse sì, invece. No. Secondo me forse ci sta. Jeremy Lin, papabilissimo. Carmelo Anthony, è un po' come il prezzemolo. Lo vedi, viene dappertutto. Allora, invece poi ci chiedono: chi preferite tra D-Wade e Pierce? Non è una domanda nemmeno da farsi. Io il secondo non lo conosco, onestamente. Dai, è quello che è uscito in sede a rotelle fingendo di essere fatto quello... malissimo. Invece poi era andato a cagare. Ok, va bene. Professionalità. Sì. Vabbè, D-Wade, sì, facile. Freddo, ti hanno spottato al Disco Village 2003. A caccia di 2003, va bene. Ora sta arrivando a sirene spiegate la polizia. Ma ti lascia stare, c'è il mio avvocato di fiducia. Va benissimo. Federico Buffa. Io non mi fiderei. Comunque, il giocatore che vi sta sul culo, che non è una cosa bella perché... No, perché nel senso che ci sodomizza, oppure che ci sta sul cazzo, quindi antipatico. Ma io penso intendesse sul cazzo e... Te? Dillo prima te, il mio lo sai. Uno a caso di... Boh. Non so, Anthony Davis. Non lo sopporto, monociglio di cazzo. E voi, mio, lo sapete tutti, LeBron James. E pensare c'è gente che ci scrive libri sopra. Vabbè, coraggio. 21 settembre. Allora, poi ultima domanda. Oh, che palle, non se ne poteva. Ecco,
Gallinari sarà star di OKC? Sì? Certamente sì. Predicherà nel deserto, non è che sia un gran predicatore, però predicherà nel deserto, non male, non è né Maometto né Gesù né qualche vabbè altro per me profeta. verrà glissato da quell'animale da discoteca di Steven Adams, e comunque c'è sempre Chris Paul, che fidatevi di lì non ci giocherà mai a Oklahoma. Per me sì. Poi c'è ancora Schroeder. Sì, vabbè, comunque non è il momento di parlare di cose interessanti, soltanto cazzate. Noi torniamo a lavorare. E chissà quando vedete questo video. Boh, a sorpresa. Per Natale. Ricordatevi intanto del canale YouTube, Facebook, Instagram, dove mettiamo un po' di cazzate, e quando ci piglia cazzo, bene. Cazzo, ci dovete seguire, porca di bella troia. E poi ora sto parlando con voi che starete guardando questo video senza essere iscritti. Se siete arrivati fino a questo punto, brutti figli della merda, vi dovete iscrivere al canale, capito? Stimolatore compulsivi di Friendly, e fatelo vedere anche alle mamme, perché sì, piacciamo un sacco questo. Sì, noi siamo notoriamente The Milf Hunter. Questo capello nuovo alla Jason Williams, che comunque mi sembravi più Dimitru che arrivò un mese fa col gommone dalla Romania, però. Il gommone Romania ha fatto benissimo, no, in realtà sono stato in gita a Birkenau, e niente, però mi hanno fatto ripartire. Nulla ragazzi, ci vediamo quando ci vediamo, insomma spero un video un infarto dai caldo, andà a fanculo. Dai big. Buona cisi!